Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Accantoniamo ufficialmente la situazione di Higuain, che già ho fatto un video recentemente, l'altro ieri se non erro. Quindi a me personalmente non mi fa né caldo né freddo una sua ipotetica cessione o magari una sua permanenza. Lo sapremo solo nei prossimi giorni nell'evolversi della cosa. Ma comunque in questo video parlerò delle prime due ufficialità del Napoli, ovvero Lorenzo Tonelli e Emanuele Giaccherini. Riguardo Tonelli avrei dovuto fare un video alla sua ufficialità a fine maggio, inizio giugno, e invece l'ho, diciamo, messo in mezzo nella squadra che vorrei l'anno prossimo, o in un video del genere, mo non mi ricordo, e voglio tenere l'Alzheimer su vecchio, caccia fa. Ma comunque ne approfitto, visto che dovevo fare un video su Giaccherini, lo faccio pure su Tonelli. Allora, Tonelli è un difensore di 26 anni, è uno dei due difensori italiani che negli ultimi due anni ha giocato nelle squadre medio-bassa classifica che hanno avuto una certa continuità. Un altro difensore italiano è ancora giovane, è Acerbi del Sassuolo. Parlando di Tonelli, è come Acerbi un difensore centrale, avendo seguito abbastanza l'Empoli, abbastanza partite dell'Empoli, perché gioca, l'anno scorso ha giocato un ottimo calcio, ma che ha cambiato allenatore, forse cambia l'idea di gioco, ma comunque mi aggrappo alle stagioni precedenti. È un difensore che ha avuto una certa continuità, come ho detto, negli ultimi due anni di Serie A, ha il vizio del gol, ha un ottimo anticipo, sa colpire di testa, sa inseguire l'avversario e insomma io direi che è un bel colpo di mercato e io personalmente sono soddisfatto, anche se l'avrei voluto già a gennaio invece di prendere quel Reggini che ha fatto proprio nulla, zero. Poi, secondo acquisto è Emanuele Giaccherini, ufficializzato ieri pomeriggio, ieri sul sera. Allora, io reputo Giaccherini un ottimo giocatore, non buono, ottimo giocatore. È un giocatore di 31 anni e questa è l'unica pecca, diciamo così, però diviso sembra un bambino di 25-26 anni, magari un altro caso alla Minala. Vabbè, a parte gli scherzi, è un giocatore duttile, perché in questo Napoli, nel 4-3-3, è un giocatore dove lo metti, gioca bene, gioca sia come esterno, vice Caleon o vice Insigne, vice Mertens, oppure come mezzala, vice Hamsik, vice Allan, oppure addirittura io in alcune partite l'ho visto vice Isai. Ma la caratteristica di cui vado pazzo per Giaccherini, che abbiamo ammirato all'Europeo, è stato il suo correre anche e soprattutto oltre il 90esimo. È un giocatore che non molla mai, è un giocatore che non si risparmia, è un giocatore che letteralmente sputa sangue. È un termine abbastanza duro, però in gergo tecnico, in gergo calcistico, si dice così. Un giocatore che poi è stata un'operazione molto intelligente e molto favorevole rispetto a Napoli, perché, come ho detto, ha fatto un signore europeo, è stato uno dei migliori italiani di questo europeo. Io pensavo che Sunderland l'avrebbe valutato intorno ai 10-15 milioni, invece averlo preso per neanche 2 milioni, forse con i bonus ci si arriva ai 2 milioni, è un ottimo acquisto. Signori, questi sono i miei pensieri su questi giocatori. Se devo dare una votazione a ognuno di questi due, a Tonelli gli darei un 6,5. A Giaccherini, per l'operazione e per com'è Giaccherini, darei un 8. Entrambi dovrebbero fare la panchina, ma entrambi sanno e possono giocare titolari. E beh, il Napoli sta rinforzando la panchina e fino ad ora ci stiamo muovendo bene, perché ipoteticamente Giaccherini verrebbe al posto di Lopez e Tonelli al posto di Ruperto. Quindi
reazione complessivamente a migliorare, almeno per i panchinari. Poi sicuramente dobbiamo fare altri acquisti futuri, ma per ora io sono soddisfatto. Poi si vedrà altre cessioni, altri acquisti, ma fino ad ora sono soddisfatto. Ovviamente questi due non sono da scudetto. Colpi da scudetto sono altri, ma questi sono buoni giocatori per la panchina. Questi due giocatori non li paragonerei mai a Benatia e a Pjanic, ma sono due giocatori funzionali a Napoli. Punto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi due giocatori. Fatemi sapere che voto date alle operazioni e ai giocatori. Lasciate il video, mettete mi piace, commentate, condividete e soprattutto, perché non l'ho fatto, iscrivetevi al canale. Prima di chiudere vorrei aprire due parentesi. La prima è che saluto Lori Pecce, che su Facebook mi ha chiesto se poteva essere salutato. Io ti saluto e ti abbraccio con affetto di prosciutto. Ok, lasciamo le battute squallide di prima mattina. E poi oggi pomeriggio alle 3, quindi se fa caldo io sto bello tranquillo con il condizionatore acceso, una live per parlare un po' di tutto, di film, di calcio, di situazione Higuain, di situazione Roma, e poi vedrete più avanti chi saranno gli ospiti. Il video è finito, ciao, voglio!